nome di giustizia. E il modo per giustiziare un piccolo borghese che va lì a chiedere scusa è dammi 100 euro, perché io il rapporto che ho con te è quello. Non pensare di venire qua che io poi ti do la mano, ci si chiede scusa e tutto ritorna normale. Non è così. Io ho vissuto accanto agli zingari a Prato per anni, conosco benissimo come sono gli zingari e so che quella è una reazione che avrebbero avuto. E infatti mi piace molto perché molti addirittura si indignano. Ho parlato con delle persone che hanno detto ma come, ma allora fai per pareggiare i conti, no? Allora non hai capito niente. Cioè quella è una punizione che viene offerta alla donna, piccolo borghese, che va lì e ti chiede scusa. E mi sembra, a me quella scena lì piace molto, anche perché diciamo che in qualche modo è girata in modo diverso, potrebbe essere presa e messa anche in un altro film, perché non c'è niente di comico, anche se c'ha dell'assurdo, del paradosso. Quindi per questo motivo l'ho messa questa scena. Per quanto riguarda il problema dei temi e della scuola, ci sono state due fasi. Una fase dell'autore come sua esigenza di conoscenza, quindi lui che si è interfacciato con due zone d'Italia, una era a Bologna, l'altra era a Foggia, e ma questo a lui è servito per raccogliere una serie di informazioni vere, reali. Poi è subentrata la fase invece attuale, che è una fase di coinvolgimento sia del Ministero che dell'Agis Scuola, dove la Finmauro insieme alla G-Scuola ha programmato di realizzare una serie di temi proprio su questo argomento, genitori e figli, da far prima di tutto selezionare dai vari direttori degli istituti, dopodiché inviarli presso un nostro centro di raccolta, verifica, e poi ci sarà un comitato che selezionerà il tema migliore, quello considerato migliore, e verranno messi a disposizione 50.000 euro, 20.000 euro per lo studente affinché possa decidere di viaggiarci, di andare in giro per il mondo per quello che lui desidererà, per una sua esperienza personale, o di studio o di piacere. 30.000 euro verranno messi a disposizione per quell'istituto da dove proviene questo studente, per creare un laboratorio audiovisuale a disposizione di tutti gli altri studenti. Questa mi sembra un'iniziativa lodevole da parte di un produttore, sottolineatela questa cosa, scusami, perché partecipano ovviamente le scuole superiori, per il classico, dal quarto ginnasio al terzo liceo classico, dal primo scientifico al quinto scientifico, tutti gli istituti tecnici delle scuole medie superiori. Infatti io vorrei concorrere anche io, firmo un altro senza stampino. Posso sapere, volevo sentire un attimo anche Orlando e Piccolo, questo rapporto, come si trovate in questo tanto marito e moglie, insomma un po' conflittuale, un po' come è andata tra di voi. Beh, insomma abbastanza bene. Una pezzetta. Io però vedo che non solo per loro la faccio. No, così non si sente più dietro. No, ma perché era così, devo dire che non so, vabbè, era così prima. Non aprire le gambe. Non è che perché siamo qua. Ci vedi così perché se non c'è il microfono lo sta qua. Ma no. No, te lo regala lì. Vedi così, dialoghiamo un po'. No, vabbè, tu parli. Cosa dire più di una volta. No, parliamo così. No, io benissimo, cioè ovviamente il mio piccolo sogno, io stimo immensamente Luciana, naturalmente la ritengo un'attrice completa, insomma, anche se magari più conosciuta per dei monologhi, duetti sicuramente comici con Fabio Fazio, però all'interno di quel contenitore lì l'ho sempre seguita e amata moltissimo. Io
insomma, di solito cerco di stare nelle situazioni in cui posso essere utile, no? E spesso nel cinema comico italiano ho sentito poco, sempre poco, questa possibilità, nel senso che spesso è un cinema che si costruisce intorno alla figura di un comico, di una maschera, e poi dopo intorno si crea una piccola struttura leggera per assecondare le capacità comiche di quell'artista lì. C'è un merito molto grande degli ultimi anni di Giovanni, credo che ha creato, a proposito di ponte di cui si parlava prima, un ponte con altri tipi di attori, insomma, attori tra virgolette non comici o non soprattutto comici, creare delle storie nelle quali questi attori possono essere utili. Quindi quando mi ha chiamato sono stato molto contento di poter far parte di questa magnifica squadra e credo nel mio piccolo di essere stato utile, soprattutto poi nel rapporto con Luciano. Sì, io, beh, intanto quando mi ha detto il programma di Silvio Orlando mi sono molto gasata, perché lui è attore di cinema consumatissimo, e quindi, ma sì, perché pensavo anche... L'ISO qua. L'ISO, consumato. Consumato. E di imparare anche delle cose da lui, no? E infatti così è stato, perché poi le mie esperienze cinematografiche non sono tantissime. In realtà poi noi abbiamo iniziato a girare e noi non sappiamo il passato di questi due, la presentazione nel film è che già litigano a sprombattuto su qualsiasi cosa, sui massimi sistemi e sulle piccolezze, che è quello che succede nelle coppie quando dopo un po' non si possono più sopportare, no? Quindi il mio personaggio è un personaggio di una donna complicata, nevrotica, sempre trafelata, che deve tenere insieme mille cose e che ha a che fare con un ex marito fragilissimo, che ha patito, che è molto sensibile, che è anche un po' uno senza spina dorsale, per cui quando arriva ancora a pesare sulla sua vita la suocera, che non è esattamente anche lei un fringuellino, pasta da fantostie, è un altro peso successivo. In più mi fidanzo anche con un balengo, ecco, io invece vorrei nella mia vita costruire questa famiglia allargata e dire vabbè, abbiamo ancora questa chance, giochiamocela, e ancora una volta mi trovo un celenterato che non scommette una lira di nuovo sul futuro. E quindi insomma, è una donna che continuamente deve fare i conti con dei fallimenti. Però è viva, lotta, discute, sbraita ed è anche sensibile. È un personaggio che a me, insomma, mi è piaciuto. È molto difficile perché hai tante cose insieme, come sono le donne di adesso, che fanno 6500 cose, tendenzialmente tutte male, abbastanza male, perché non ce ne fanno. Una cosa si deve... No. La doppia presidente di Cina. Posso dire una cosa, perché mi tengo a dirlo, perché tutto questa costruzione, questa piccola compagnia di giro che abbiamo messo in piedi, si regge poi, credo, anche quello che ha scritto Giovanni, si regge poi tutto su due occhietti, che sono gli occhietti di quella ragazza là, senza nulla togliere agli altri. E io credo che se non avesse avuto la genialità, la capacità, perché poi un regista anche questo deve fare, no? Soprattutto la,